Direttore, un altro tassello di questo nuovo policlinico di Bari. Ma continua il percorso di riqualificazione. Noi intendiamo immaginare il Policlinico di Bari come perfettamente integrato nel contesto urbano e vogliamo che sia non solo un luogo dove la gente viene a curarsi, ma un luogo dove noi ci prendiamo cura del tessuto urbano che insiste intorno al Policlinico. Abbiamo aperto questo accesso pedonale che non serve solamente agli utenti che si recano al pronto soccorso, ma è il primo tassello di una serie di interventi che stiamo conducendo per rendere il Policlinico di Bari un parco urbano. Direttore, c'è notizia di un nuovo caso di coronavirus sospetto, che cosa ci potete dire? Assolutamente nulla, le attività di comunicazione riguardo al coronavirus, come sapete, sono centralizzate al Dipartimento, quindi avrete certamente tutte le informazioni dal dottor Montanaro, che ha il titolo e competenza per poter informare correttamente. Per quanto riguarda il nuovo accesso, sarà oggettivamente un bel salto di qualità anche per tutti gli abitanti del quartierino, ma non solo, perché è chiaramente un nuovo modo di accedere al quartiere. È così, dal nostro punto di vista, e lo posso anticipare, stiamo anche organizzando una manifestazione non competitiva che si svolgerà in primavera e che presenterà agli abitanti del quartiere il nuovo percorso di jogging, circa 2 chilometri, con aree fitness attrezzate, che continua in questa direzione.